Quando Gesù cominciò il suo ministero, aveva 30 anni circa. Tornò dal Giordano ripieno dello Spirito Santo e dallo Spirito fu condotto nel deserto dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Durante quei giorni non mangiò nulla. Allora il diavolo gli disse: se tu sei il figlio di Dio, ordina a questa pietra che diventi pane. Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che viene da Dio. Allora il diavolo lo portò in alto e in un attimo gli mostrò tutti i regni del mondo. Io ti darò tutti questi regni ricchi e potenti. Sono stati dati a me e posso darli a chi voglio. Saranno tutti tuoi se tu mi adorerai. Sta scritto: adorerai il Signore Dio tuo e soltanto Lui servirai. Allora il diavolo condusse Gesù a Gerusalemme e lo portò sulla sommità del Tempio. Se tu sei figlio di Dio, buttati giù, perché la scrittura dice: Dio comanderà ai suoi angeli di avere cura di te. Dice anche che ti sosterranno con le loro mani e il tuo piede non urterà contro alcuna pietra. La scrittura dice: non sfidare il Signore, il Dio tuo.